Ben lieto è colui che ha fasto e potere, se saprà nell'ombra si ripara o in solitario esilio, dove amabili zefiri, placando l'ardor delle sue gote ancora... Orsù, re dei cani, scendi da quel palco all'istante! Scommetto che Cyrano... Cyrano, lo sapete. Ben lieto è colui che ha fasto e potere si sottrae! Furfante! Non ti avevo proibito di comparire questo mese. Continuate, Monfre. Nell'ombra si ripara o in solitario esilio? In solitario esilio, ecco, bravo. Perché non segui l'esempio? Su, vattene. O vuoi che venga e ti aiuti a scendere io stesso? Allora... cosa decidi? Dove amabili zefiri placando l'ardor delle sue gote... Vada, somaro! Se dalla tua bocca un altro amabile zefiro uscirà, sarà mio diletto menar ceffoni. Monsieur, vi prego, proteggetemi! Avanti, continuate pure! Forza, signore, non vi permetto di insultarmi in questa maniera! Davvero? E in che maniera preferisci? Silenzio di sotto! Basta con queste interruzioni! Continuate pure, Monfleury! È inammissibile! Ah, sì! Forza, chi credete di essere? Fuori! I marchesi siedano all'istante, o la mia spada accarezzerà i loro visi. Chi è quello spaccone? Mio cugino, signore. Allora, Monfleury, ancora fra noi? Benissimo, in tal caso verrò in scena e la mia lama affetterà quella grassa oca ripiena. Buttatelo fuori! Non così vicino al mio fodero, signore. È irritabile alla lingua tagliente. Via! Andate via! Fatelo uscire! Silenzio! Ma guarda! Ho detto silenzio! Vorrei lanciare una sfida a tutti i lor signori. Coloro che desiderano morire, alzino la mano. Cosa aspettate, giovani eroi? Fatevi avanti. Il primo uomo che cadrà avrà un monumento. Chi vuole iniziare? Voi, signore? No. Voi? No, no. Neanche uno? Nessuno, allora? Nemmeno una mano con un dito alzato. Molto bene, allora io procedo. Fa attenzione, luna piena. Io batterò le mani 3 volte, così. E alla terza tu dovrai eclissarti d'incanto. Pronto? 1. Come osate? Io domando, io insisto, faccio appello a tutti i nobili! 2. Questo è un oltraggio, un vero oltraggio! Per niente al mondo lascerò mai questo palco! 3. Ascoltate, gentili signore, nobili gentiluomini. Dite, Monsieur de Bergerac, perché avete fatto questo a Monfleury? È un bravo attore. Per ben 2 ragioni, ed entrambe molto importanti. Primo, è un pessimo attore che strombazza a squarciagola i versi e guaisce nelle tragedie. Secondo... ma questo è un mio segreto. Ma voi avete interrotto lo spettacolo, signore. Poco male, era un vero strazio. Ah, e il loro denaro? Non credete che la gente abbia diritto al rimborso, signore? Sì. Ecco, tieni. Ebbene, monsieur, siete autorizzato ad interrompere il nostro spettacolo ogni sera, a questo prezzo. Signore e signori, il denaro vi sarà restituito. Avviatevi alle uscite, con ordine. Buonanotte, sì, buonanotte. No. Ah, amico mio. Vostro cugino è certo un uomo straordinario, madame. Oh, sono d'accordo. Soldato, poeta, filosofo, musicista, scrittore. Tutto questo? Certo. È il miglior soldato di Parigi. Davvero? Pensavo che tanto onore spettasse al visconte. Ditemi, madame, quella maschera comica, quella proboscide, pensate che ora se la toglierà? No, messie, la terrà invece.
E Dio salvi l'uomo che riderà del suo naso. Buonanotte. Oh, monsieur! Monsieur? Quando lascerete Parigi? Signore? Ebbene, dopo quello che avete fatto a Montfleury e visto che il conte de Guiche è il suo protettore, chi è il vostro? Nessuno. Nessuno? Dite davvero? Ho detto di no. Ma il conte de Guiche ha un lungo braccio. Il mio è più lungo se vi aggiungo un metro d'acciaio. Sì, certo, ma... Messie, lo scandalo ora che voi avete... Andare. Ma andatevi. Dite un po', perché state fissando il mio naso? Non lo sto guardando. La sua vita vi sconvolge? Ma no, ha avuto cura di non guardare. Ah, e per quale ragione, di grazia, vi disgusta a tal punto? Ma no, io... Ditemi, lo trovate per caso repellente? Allora no. Forse lo trovate troppo grande. No, è piccolo, molto piccolo, direi anziché minuscolo. Cosa? Mi credete stupido fino a tal punto? Dite piccolo il mio naso, via, è mastodontico il mio naso. Siete un pagliaccio, un somaro di pappa. Ebbene, io mi glorio di questo mio naso. Un grande naso indica un grande uomo. Geniale, cortese, intellettuale, virile, coraggioso. Al contrario, la faccia che vi ritrovate, questa vuota, ingloriosa protuberanza carnosa che la mia mano destra cerca sul vostro collo, è povera di orgoglio, di fantasia, di istinto, di personalità, di ingegno, di carattere. Un naso proprio come quella parte che giace in fondo alla molle spina dorsale, il mio stivale. No, signore, me ne vado, me ne vado! Quell'individuo sta cominciando a seccarmi. Oh, via, è soltanto uno spaccone. Ebbene, nessuno è in grado di rimetterlo al suo posto? Con il vostro permesso, signore, osservate. Messie, il vostro naso è alquanto grande. Alquanto? Oh, visto? È tutto qui. Beh, naturalmente... Oh no, giovin signore, voi mi deludete. Avreste potuto dire ben altre cose. Perché sprecare questa opportunità? Per esempio questo. Aggressivo. Signore, se quel naso fosse mio, me lo farei amputare seduta stante. Pratico. Come fate a bere con quel naso? Scommetto che avete un boccale su misura. Descrittivo. Ma è una rotta, un'erta, un capo. Un capo? Diciamo piuttosto che una penisola. Indiscreto. Cos'è quel ricettacolo? La scatola del rasoio o un portadocumenti? Grazioso. Amate a tal punto il canto degli uccelli che vi preoccupate di offrire un sì degno trespolo alle loro zampe. Premuroso. Fate attenzione, un cotal peso potrebbe farvi cadere faccia a terra. Eloquente. Quando starnuta il tifone rumoreggia e le nuvole si avvenzano. Drammatico. Quando sanguina. Ecco il Mar Rosa. Semplice. Quando inaugurerete il monumento? Militare, attenzione, deve essere un'arma segreta. Intraprendente, che insegna per una profumeria. Ossequioso, signore, riconosco che siete un uomo di grandi qualità, o meglio ancora, di grande naso. O forse retorico. Non fu da quel promontorio che salparono mille più navi? Ecco, signore, cosa avreste potuto dire se possedeste un'oncia di lettere o di spirito per colorire i vostri discorsi. Ma di siffatto spirito voi non ne avete. E di lettere non ne occorrono un granché per descrivervi. Asino. Asino. Insolente mascalzone, idiota, bifolco, pagliaccio. Molto piacere. Ed io, Cyrano, Savignan, Hercule de Bergerac. State calmo, monsieur. Quanta arroganza in questa specie di burattino. Guardatelo. Niente merletti, niente nastri. Non ha neppure i guanti. Vero. Io appunto decorazioni soltanto sulla mia anima. Ornandola di meriti, non di trine. Ammantandola del mio buon nome e freggiandola con la mia libertà. Ma voi... Non ho neppure i guanti. Già, è un vero peccato. In verità ne possedevo uno, ma ahimè, l'ho perduto. Imperdonabile, vero? Un tale mi aveva regalato un'impertinenza. Così l'ho lasciato sulla sua guancia. E sì, allora. Vi farò grazia di una morte squisita. Oh, un poeta. Ah, sì, un poeta, signore. E così, mentre combatteremo, comporrò una ballata per voi. E giunto al fin della licenza, io tocco. Lo vedremo. Lo vedrete. Oh.
La ballata del duello al palazzo di Borgogna tra il signor di Bergerac e un barbaro. Cosa vorreste dire con questo? Il titolo. Ora cercherò la rima giusta. Bene, ci sono. Con grazia lascio il mio cappello. Poscia dal braccio languido, io calo la cappa che m'avvolge il corpo snello. Quindi, in guardia e nessun tranello. Un lancino, un gladiatore, uno Spartaco, tutt'armi e coro. Giocherò un po' con voi, povero sciocco. Giunto al fin della licenza, io rosso! Dove pizzicherò il mio bel pavone? Sul codone? Dove fa la mia lama calare? Qui in mezzo al cuore? Fra i nastri lucenti o sotto gli alamari? Per ora la fa volteggiare. Danza la punta leggera, sì come spuma. Già odoro mordischiocco e giunto al fin della licenza, io tocco. Ah, la rima m'ha lasciato. Ma siete sbiancato, fremete, indietreggiate, barcollate, cedete. Davvero credevate di potermi fare il festino, razza dall'occo? Qui il vostro uncino, siete il mio balocco. E da uomo d'onore qual sono, la spada vi rendo pitocco, ma siete avvertito che giunto al fin della licenza, io tocco. Un saluto, principe. Pregate che il Dio nostro Signore perdoni la vostra anima, che il vostro tempo è venuto. Io fingo, io paro, io scocco. È giunto al fin della licenza? Fare la loro smania di sangue, finirai col rovinarti. Ora hai dei nemici in più. Montfleury, il visconte, se sopravviverà. E i pomposi e striscianti marchesi, il conte de Guiche. Quel politicante. Ma è nipote del cardinale, è qui che sta la sua forza. Anche questa è forza. Sei solo un giovane sciocco. Guarda me, guarda cos'è successo a me, capitano per 20 anni. Invece coloro che sanno come imbastire amicizie a corte, maneggiano il bastone da maresciallo. Già. Beh, un giorno vendicherò anche te, forse. Impossibile. Allora andiamo a cena? Cenare? No, non io. Perché no? Perché non ho un quattrino. E quella borsa d'oro? Addio, pensione paterna. E quanto ti resta per arrivare a fine mese? Un bel niente. Giovane sciocco. È vero. Ma che nobile gesto. Perdonate, monsieur. Un uomo come voi non dovrebbe soffrire di fame. Qui c'è ogni ben di Dio. Vi prego. Mia cara bambina, non posso piegare il mio orgoglio di guascone a un simile invito. Ma io? Tuttavia, per paura di arrecarvi offesa con un rifiuto, prenderò solo un assaggio. Dell'uva.
Soltanto un chicco. Qualcosa da bere? No, acqua. E mezzo amaretto. E nient'altro. Oh, sì. La vostra mano da baciare. Grazie, monsieur. Buonanotte. Idiota. Cena. Vino. Dessert. Ho una fame che non ci vedo. Abominevole. Dimmi un po'. Qualunque cosa. Come mai odi tanto Montfleury? Recita come un cane. Oh, su, andiamo. Voglio sapere la verità. Quel grasso caprone che non arriva a cingersi lo stomaco con le braccia è convinto di essere irresistibile per le donne. E sospira e si pavoneggia con quegli occhi di triglia affossati in quel suo faccione da rana. L'ho odiato fin da quel giorno in cui ha osato sorridere a... Ah, amico mio... Mi è sembrato di veder strisciare su un fiore un viscido e bavoso verme. Cosa? È mai possibile? Che io possa amare? Sì, amo. Chi? Posso saperlo? Non lo sai? Pensaci un attimo. Pensa a me. A me che anche la donna più insulsa disprezzerebbe. A me con questo naso enorme che mi marcia avanti precedendomi di un quarto d'ora. Di chi sono innamorato? E di chi potrei esserlo se non della donna più bella dell'universo? Della donna più bella? Ai miei occhi appare al di là di ogni confronto. Ci sono. Tua cugina Roxanne. Sì. Roxanne. E allora? Che male c'è? Se tu l'ami, diglielo. Mio caro amico, guardami e dimmi quante speranze posso avere con una simile bruttura. Oh. Ah, no, non mi faccio più illusioni. Certo, anch'io mi lascio prendere dal sogno dell'amore, magari mentre vago nella notte, in mezzo ai giardini che la pioggia ha reso ancora più fragranti. E questo mio povero e tanto bistrattato naso respira la primavera. E il mio sguardo segue un giovane che si allontana con una fanciulla, passeggiando sotto la luna. Mi sento turbato. Sento che vorrei avere anch'io una donna che mi cammina accanto, stringendosi al mio braccio mentre sorride. E così sogno e dimentico. Finché non vedo stagliarsi netta su di un muro l'ombra del mio profilo. Amico mio. Amico mio, sapessi com'è amaro il trascorrere dei giorni quando sei così brutto e solo. Ah, ma sei un uomo arguto, affascinante. Se no perché quella ragazza avrebbe voluto offrirti del cibo? Non mi dirai che ti guardava con disgusto. Questo è vero. E non è tutto. Roxanne, allora? Durante il duello era pallida. Pallida? Sì, con le labbra serrate e le mani contratte sul petto. L'ho vista io. Cosa aspetti ancora? Parla con lei. Potrebbe ridere di me. E questa è la sola cosa al mondo di cui ho paura. Mi scusi, signore. C'è qui fuori una signora che chiede di voi. Monsieur. La sua dama. Vi porto un messaggio da parte di una certa signora. Costei desidera sapere quando e dove può vedervi privatamente per discorrere di certe cose. Di certe? Di certe cose. E vuole vedere me? Domani all'alba ci recheremo alla messa di San Rocco. Una volta usciti, dove suggerite di vederci? Dove? Ah, ecco. Ebbene? Ah, sì, ci sto pensando. E allora?
al negozio di Ragnò. Ah, sì, da Ragnò, il pasticcere. E dove sta? Dov'è? Rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré. Siamo intesi. Alle 7 in punto, noi saremo lì, monsieur. Anch'io ci sarò. Me? Vuole vedere me? Hai visto che avevo ragione? Ora so che si è accorta di me. Non capisci, lei ha chiesto vedere me. Beh, sarai felice finalmente. Felice? Io sono un ossesso, una tempesta. Da solo potrei affrontare un'armata intera. Mi sento 10 cuori, ho 100 braccia. Ora non mi basta più sconfiggere questi omuncoli nanerottoli. Datemi dei giganti! Silenzio, prego! State zitti! Shh! Qui dietro si prova! Ah! Shh. Sparisco! Cyrano! Cyrano! Ragnò! Già! Grazie a Dio, vi ho trovato! Che succede? Non posso tornare a casa! Perché? Ricordate la satira che ho scritto sul conte de Guiche? Ah, soldato degli uomini, dei sicari. Saranno più di 100 e mi aspettano vicino a casa. Mi faranno la pelle, questo è certo. Vi prego, permettetemi di passare la notte da voi. Un centinaio di uomini, dite? Ragnò, voi dormirete nel vostro letto. Ma sono armati, sono dei tagliagola. Prendete questa lanterna e venite con me. Su, col morale, vi accompagnerò io stesso. Tu no, non voglio nessuno. Ma sono 100 uomini. È quello che mi ci vuole. Perché vuoi rischiare la vita per questo pasticcere? Primo, perché questo pasticcere è un mio amico. Secondo, perché questo pasticcere è anche un ottimo poeta. E cosa più importante, se questa notte per caso gli succedesse qualcosa, domani mattina alle 7 il suo negozio resterebbe chiuso. Buonanotte! Questi non sono 100. Svelto, entrate. Chiudete. Oh, my God.
Come ti senti? Piacevolmente rilassato. Vieni, conosco una simpatica taverna poco lontano. Ragnò? Ragnò! Ehi là, poeta, venite fuori, sono andati via. È tutto finito? Sicuro. Davvero? Così presto? Ah, se avessi avuto la mia spada, quanti ne abbiamo stessi? Circa 8. 8? 8? Oh! Dopo di voi. Sapete? Questo gentiluomo comincia a infastidirmi. No, codesta salsa dobbiamo allungare di fior d'arancio e timo dovrai aggiustare. Non sa da guarnire una crosta di pasta frolla. Sirano! Sirano, entrate a mangiare, su. Che ore sono? Non ancora le 7. Oh no, vi prego, Sirano, un uomo a stomaco vuoto è come... Se avesse cambiato idea. Oh, non lo farebbe mai, siamo stati magnifici la notte scorsa. Voi a teatro e poi... giunto al fin della licenza! Quando arriverà, dove potremmo metterci a conversare? Dove volete, il mio negozio è vostro, ma la nostra saletta è più romantica. Io tocco! Ah, che verso invidiabile! Ah, la ballata nel duello a palazzo! Sparite, presto! Ah, sì, è arrivato. Via, via! Ve l'avevo detto. Benvenuto. Scusate una parola. Dite più. A voi piacciono i dolci? Moltissimo. Ah, bene. Qui abbiamo qualche... cannolo. Oh. Sfogliate e della gelatina. Oh. Vi piace la natura? Moltissimo. Allora andate fuori a mangiarle e non fate ritorno. Ma dove? Finché non le avrete terminate. Oh, ma monsieur. Benedetto sia il momento in cui vi rammentaste di me, Roxanne. E veniste qui per dirmi... cosa? Per dirvi che... ma prima che osi dirvelo... mi chiedo se voi siete ancora il fratello che eravate per me quando si era bambini e si giocava insieme. Vi ricordate lo stagno giù al parco? A Bergerac, che estati magnifiche. Quando voi facevate spade con i giovani... E voi, graziose bambole dai chiari capelli. Allora potevo chiedervi qualunque cosa. Voi esaudivate ogni mio volere. Piccola Roxanne, il dolce tiranno dalle corte vesti e i lunghi capelli. Ero graziosa. Non più delle altre. Talvolta quando cadevate e vi ferivate ad una mano e correvate da me e io facevo la bambina e vi dicevo, oh, con voce che voleva essere severa. Allora, che cosa hai combinato questa volta? Fammi subito vedere. Cos'è? No, non è niente. Aspettate, fate vedere. Ancora, ancora alla vostra età. Come ve lo siete procurato? Giocando con degli scapestrati la notte scorsa. Su, venite qui. Che vezzosa mammina. E mentre vi pulisco la ferita, ditemi con quanti vi siete divertito. Ah, un centinaio. Quanti? Beh, più o meno. Avanti, dite. No. Ditemi voi ciò che vi preme, se osate. Penso che oserò adesso. Mi sembra d'essere ritornata a quei giorni felici. Sì, vi parlerò. Sapete, amo qualcuno. Sì? Qualcuno che non sa nulla. Sì? Qualcuno che mi ama a sua volta, ma che non oserà dichiararsi per paura di un mio rifiuto. Sì. Ridatemi la vostra mano. Perché è così calda? Sì, lui mi ama, ne sono sicura. Sì. E anche lui, soldato. Stesso vostro reggimento, stessa compagnia. Sì. Un tal uomo. È fiero, nobile, audace, valoroso, bello. Bello? Oh, che vi accade? Nulla. È la... la mia mano. Ebbene, io lo amo. Questo è tutto.
Badate, non ho mai incontrato quell'uomo fuorché a teatro. Vi siete mai parlati? Oh, sì, col cuore. Ma dite di conoscerlo. Beh, la gente ama parlare, io ascolto volentieri e poi è come se lo conoscessi. Dite che è un cadetto. Qual è il suo nome? Barone Christian de Novillette. Mai sentito. Non è fra i cadetti. Sì, da una settimana. È giunto da poco a Parigi dalla Normandia. Una settimana. Il cuore può smarrirsi così in fretta. Siete... Monsieur de Bergerac, ho mangiato tutti i vostri dolci. Bene, ora potrete godere appieno del paesaggio. Mia cara bambina, voi amate la letteratura, l'arte, la poesia. Costui potrebbe essere un selvaggio, uno stolto. No, non con quegli occhi. Io vi ho letto l'anima dentro. È vero, lo sguardo tradisce sempre un uomo. E mi avete convocato per dirmi questo? Scusate, madame, ma non capisco la ragione di tale confidenza. Si dice che nella vostra compagnia, come dire, insomma, siete tutti... E quindi provochiamo chiunque ci venga imposto. È questo ciò che avete udito? Sapeste come sono in pena. Non senza ragione. Così ho pensato a voi, l'unico che tutti temono e rispettano. Mi state chiedendo di difendere il vostro baronetto? Lo farete per me, poiché da sempre io sono vostra amica. E questo è tutto ciò che volete da me? Lo difenderete, vero? Sta bene, lo farò. Ed egli non avrà alcun duello? No, alcuno. Lo giurate? Ve lo giuro. Oh, grazie. Ecco perché sin da piccola vi ho voluto bene. Beh, ora è tempo che io vada. Oh, non mi avete detto nulla dell'altra notte. Dovete essere stato certo un eroe. Sarà Cristiana a raccontarmi tutto di voi e anche di se stesso. Non voglio infastidirvi oltre, ma del resto siamo grandi amici. Ditegli di scrivermi. 100 uomini contro 1. Quando ci sarà tempo dovete narrarmi com'è andata. 100 uomini. Che coraggio avete? So superare ben altro. Ebbene? Andiamocene da questo posto. Ma si sta dirigendo qui l'intera città? No, no. Mi hanno seguito. Ho raccontato a tutti dell'altra notte e sono entusiasti. Guarda tu stesso. Perché l'hai fatto? Forse posso fermarli. No, lascia perdere. Bella sorpresa! Prendiamo! Sei morti in città, è uno scandalo. Sapete del mio editto contro i duelli? Pretendo che venga osservato e gradirei conoscere il responsabile dell'accaduto di ieri notte alla porta di Vale. Sarà fatto, vostra eminenza. Molto bene. E ora passiamo a una notizia che vi farà molto piacere. Provento in confidenza che l'armistizio con la Spagna abbia i giorni contati. È la mia nomina? Eccola, è già firmata. Oh, grazie, zio, grazie. Ancora una cosa. L'episodio del teatro, quel duello in rima e quel cadetto col naso... De Bergerac, l'insopportabile guascone. Sì, insopportabile. Umiliare così Monfleury. Abominevole. Permettersi di interrompere la commedia. Incredibile. Sarà un miracolo se il visconte sopravvive. Deplorevole. Cosa gli farete, vostra eminenza? Io? Nulla. Pensavo di lasciarlo a voi, nipote. A me? Sì. Affidategli un incarico al vostro servizio, con una indennità adeguata. Pareva male in arnese. Ma voi... Ma vostra eminenza ha appena detto... Detesto i duelli, quindi è dopo prevenirli. È meglio per Monsieur de Bergerac guadagnarsi da vivere con la penna, piuttosto che morire con la spada. Non siete d'accordo, Antoine? Pienamente, vostra eminenza. Pienamente. Mm. È giunto al fin della licenza? Io tocco. Cyrano, bevete una coppa con me. Vi prego, una coppa.
Sì, dopo. Avanti, sì, signor Norris. Siete il migliore spadaccino. Sì. Non ve ne andrete. Grazie. Verrete con Grazie. Noi. Ehi, Cyrano, Cyrano. Sì, presentate ancora qualcosa su questo bene? Sì. Ah, Lebré, dobbiamo assolutamente trovare il tempo per discutere. Monsieur de Bergerac. Vostra Eccellenza. Sono venuto qui per esprimervi la mia ammirazione per le vostre prodezze dell'altra notte. Davvero? Grazie. Caro compagno, lo so che abbiamo avuto i nostri dissapori, ma io sono disposto a dimenticare in fretta. È molto generoso da parte vostra, signore. No, aspettate. Siete un uomo di grandi capacità. Una combinazione assai rara, soldato nonché poeta. Che cosa ne direste di far parte del mio seguito? Mi dispiace, signore, io non seguo alcuno. So che avete scritto una tragedia. E come sapete, anche mio zio, il cardinale, è un drammaturgo. Potrebbe aiutarvi. Cyrano, forse potresti vederla rappresentata. Perché no? Io potrei introdurvi. Davvero? Ma certo, lasciate che mio zio corregga un verso qua e là e sarà presto in teatro. Correggere i miei versi? Impossibile. Quando una cosa gli piace, lui paga molto bene. Sì, ma non quanto me. Quando scrivo un verso così sublime che riesce a cantare da solo, mi pago 100 Siete volte. Orgoglioso, amico mio. Lo avete notato, signore? Cyrano! Guardate cosa ho trovato in strada. Le piume perdute da quei bruti che alla fine hanno mostrato le mie della coda. Chiunque assoldò quei tagliagole quest'oggi si morderà le mani. Chi è? Si sa? Ordine mio. Li pagai per sbrigare una faccenda per la quale noi non ci sporchiamo le mani. Castigare un poeta insolente. Dovevamo infilzarli come i loro feltri, che solo ci riprovino. Signore, sarà meglio che li rendiate ai vostri amici. Avete mai letto Don Chisciotte? L'ho letto e mi sono scoperto eroe. Abbiate la bontà di rileggere il capitolo sui mulini a vento. Il 13° Vi consiglio di meditare su quei mulini a vento. Chi li combatte rischia di venir preso dalle loro braccia snelle e gettato nella melma. O in alto, fin sopra le stelle. Insolente! Signore. 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 Ah, l'hai fatta grossa. Hai dato un calcio alla fortuna. Lui voleva dimenticare. Ah, eccoti sempre a brontolare. Già. E non mi incanti con le tue rime guastare qualunque opportunità giunga sulla tua strada. È esagerato. Hai ragione, io esagero. Ma vi sono cose a questo mondo per cui vale la pena esagerare. La tua preziosa indipendenza, la tua piuma bianca, forse? Cosa? Come speri di far fortuna nella vita? E che dovrei fare? Verseggiare per un babbeo travestito da grand'uomo e unirmi alla sua cerchia di fatui sciocchi cortigiani perché non mi conviene star solo? No, grazie. Fare il buffone nella speranza di strappare a un asino blasonato un sorriso benigno? No, grazie. Ogni giorno ingoiar rospi a colazione, consumare le ginocchia, flettere la gobba, logorare le budella strisciando nella nuda terra? No, grazie. Con la man sinistra a grattare la schiena a un grasso porco che scava oro col grugno, mentre la destra, troppo fiera per curarsi della sorella, riscuote la paga? No, grazie. O magari dovrei usare il fuoco che ho dentro per stimolare l'altrui voglia? No, grazie. Lottare per insinuare il mio nome fra le colonne della Gazzetta, calcolare, tramare, ossequiare, far salotto e non versi, farsi presentare per chiedere favori o appoggio? No, grazie. E no sarà finché avrò fiato per urlar? No, grazie. Ma cantare, ridere, sognare, andare per la mia strada, libero di vedere le cose come esse sono, spiegare la mia voce ai venti, o drizzare il capo, se ne ho voglia, in una parola dire sì, dire no, battersi, o creare. Mai comporre un solo verso che non giunga dal cuore. A testa alta, sotto il sole, o sotto le stelle. Io non bramo protezione, oro, fasti o privilegi. E che l'incredulo sappia, il mio spirito si sazia di fiori delicati, di spine, e anche di calunnia, forse, ma raccolta in un giardino che si possa dire mio. In una parola, io sono troppo fiero per essere un parassita, e se il mio intelletto è come germe che s'alza sino al cielo, come pino montano, può darsi che io non salga molto in alto, ma salirò solo.
Solo sì, ma c'è bisogno di farsi dei nemici? Quando vedo gli altri cercare amici, chiunque sia, proprio come fan tra loro i cani, mi faccio beffe di questi randagi e per ciascuno che ne perdo penso, ecco qua, grazie al cielo, un altro nemico. Sì, questo raccontano al morto. A me invece confessa in un orecchio che lei, Roxanne, non t'ama. Ho bisogno di stare solo. Cyrano, aspettate. Vogliamo il racconto dell'agguato. Tra poco. No, lo vogliamo adesso. Abbiamo tutto il tempo, lascialo in pace. Io lo voglio adesso. Servirà come esempio per quello sbarbatello che sta guadagnando la porta. Ehi, tu, fermo là! State dicendo a me? A te, sì. Campagnolo normanno dai piedi piatti. Posso esservi utile? Senti, monsieur de Vattelapesca. De Novillette. Barone Christian de Novillette. Molto bene, de Novillette. Visto che sei un novellino, devi imparare che c'è un soggetto, o se preferisci un oggetto, del quale non si parla mai, fra noi. E sarebbe? Guarda qua! Ci siamo capiti? Intendete... Meglio per voi non pronunciare mai quella parola. Anche solo a pensarla te la vedresti con lui. Ne uccise uno pensando che lo prendesse in giro, e invece era solo raffreddato. Se vuoi morire prima del tempo, basta menzionare qualcosa di convesso o di cartilagineo. Una parola! Una sillaba, un gesto e guai a starnutire. Altrimenti il fazzoletto diverrà presto il tuo sudario. Capitano. Signore. Com'è conveniente agire quando certi guasconi si fanno arroganti? Si prova loro che anche i normanni sanno essere coraggiosi. Vi ringrazio. Avanti, Cyrano, racconta! Racconta, Cyrano! Certo, certo. Allora, vediamo da dove comincia. Sentivo il puzzo di quelle canaglie, ma non sapevo da dove sarebbero sbucati. Niente lumi nelle strette viuzze. Né luna in cielo. Buio, buio dappertutto. Era talmente buio che non si vedeva al di là... del naso. Chi è quel signore laggiù? Una nuova recluta. È qui da una settimana. Una recluta? Si chiama Christian de Novillette. Capisco. Molto bene. Come stavo dicendo, stiamo calmi. Era buio. Non si vedeva nemmeno una spanna. Stavo accompagnando un poeta mio amico che ogni qualvolta compone un verso prende... una gran nasata. Ogni volta prende spunto... da un mio possibile scontro con un potente. Uno così potente da appendermi... per il naso. A una forca. Tanto che pensai, perché ci metto... il naso? Dico, perché ci metto il becco? Questa storia non mi tocca, ma ormai sono qui e giungerò sino in fondo. All'improvviso, un rumore. E nell'oscurità, un guizzo veloce. E uno mi tira... il nasone. Il suo pugnale. D'un tratto mi trovo... naso all'aria. A incrociare la spada con una decina di ceffi. E così serro il primo... per il naso. Contro un angolo. E gli va giù come un sacco. Mi getto... naso a naso. E affondo. Ma ecco che lui subito si alza e mi salta... la mosca al naso. Per Dio, tutti fuori di qui, voi, via! Ve
Venite qui. Signore? Su, avanti, potete abbracciarmi. Perché? Ma perché sono suo fratello. Di chi? Di lei, Roxanne. Il fratello? Voi? Beh, quasi un cugino fraterno. E lei vi ha detto? Ogni cosa. E mi ama? Può darsi. Signore, cosa posso dire? Sono onorato. Strano, mi era sembrato... Vi prego, perdonatemi. Sapeste da quanto tempo vi ammiro? Sì, 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 e tutti quei nasi... Vi prego, prima? Non infierite. Ah, Roxanne attende una lettera. Da me? Sicuramente. Oh, no. Se le scrivessi rovinerei ogni cosa. Perché? Perché anche un bambino userebbe parole migliori delle mie. Una bestia. Ma con me ve la siete cavata piuttosto bene. Ah, quella era tutt'altra cosa. No, tra uomini le parole non mi mancano, ma con le donne... paralizzato, impacciato, timido. Sono uno di quegli idioti balbuzienti che non sanno corteggiare una donna. Davvero? Per quanto mi riguarda, credo che invece, se mi ci mettessi d'impegno e ne avessi l'opportunità, saprei farlo piuttosto bene. Oh, se trovassi le parole per esprimere ciò che ho dentro. Se fossi ai tante come voi, insieme potremmo creare un magnifico eroe da romanzo. Mi manca l'eloquenza. Ve la presterò. Cosa? Ditemi, osereste ripetere le parole che sarei io a insegnarvi? Mandar le lettere che sarei io a scrivere? Ma io... In questo modo Roxanne non rimarrebbe delusa. Avanti, la conquisteremo insieme, per voi. Ma capite... Ma Christian, perché no? Ho paura. Paura di perderla una volta rimasti soli? Non preoccupatevi, è Christian che lei ama. Diamole Christian, con parole eleganti. Le mie parole sulle vostre labbra. Lo farete? Lo farete? Vuol dire così tanto per voi? Vuol dire... Vuol dire una commedia, un racconto di cappa e spada. Avanti, collaboriamo. Sarò il vostro mantello magico, la vostra spada fatata. L'anello che incanterà la bella principessa. So via, un tal premio varrà qualche rischio. Amico mio. Caro amico. Prendete il mio cuore. Io ne ho altro e altro ancora. Voi ne cogliete ogni giorno i fiori senza estirpar radici. Mia cara, io vi amo così. Che orrore. Vi sono mille modi per recitare quel verso. Voi riuscite a dargli un solo significato, uno solo. Io vi amo così, io vi amo così, io vi amo così, io vi amo così, così, così. Il vostro sorriso è cosa meravigliosa. Voi siete rosa bianca in cui amor giace e dolce preda allorché amor si desta. Nel giardino del mio cuore voi siete come il... più... fragrante bocciolo. Come tenero germoglio che anela pioggia. Come aquila che esplora il cielo. Come un'onda che si infrange sulla roccia. Il mio cuore palpita per voi. Bene, bene. Credo che tra non molto avrete quasi confidenza con le parole. Parole, parole, sono stufo di parole. Sono le vostre armi per conquistarle. Sì, ma quando, quando? Hanno ripreso a combattere, avete sentito? A giorni potrei essere trasferito e non avrei neppure baciata. Pazienza, barone. Pazienza. Ho avuto pazienza. E intanto lei vede il conte de Guiche spesso quanto me. Pensate che si prenda gioco di me? Che mi prenda in giro? Impossibile. Ma non potete giurarlo. Cyrano, avete la sua confidenza. Potreste appurarlo. Ah, è una sciocchezza, vi dico. E va bene. Sonderò il terreno. Mi raccomando, Cyrano, con discrezione. Sì, sì. Ed con eleganza. E cosa ne pensate di Christian dopo tutte queste settimane? È bello. Ha talento e io lo amo. Bene. E trovate che sia intelligente? Sì, persino più di voi. Cosa? Oh, non intendevo... Oh, no, 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 no. Ne sono lieto. Nessun uomo dice certe cose con tanta grazia. Piccole dolcezze che dicono tutto. Talvolta è assorto nei suoi pensieri. Sembra pensare ad altro, ma poi... Ma poi a un tratto dice qualcosa di assolutamente... Oh. Ah, davvero?
Oh, quando fate così! Voi pensate che se un uomo è attraente debba essere anche stolto? Non necessariamente. E in che modo parla degli affari di cuore? Oh, non parla affatto, ma addirittura declama, sogna. Solo l'altra notte mi disse, e improvvisando, vi assicuro. Oh, naturalmente. Prendete il mio cuore, io ne ho altro e altro ancora. Voi ne cogliete ogni giorno i fior senza estirpar radici. Ebbene? Passabile. E come scrive? Stupendamente, ascoltate bene. Poiché voi avete più amore da donare di quanto il mio cuore... Prima aveva troppo cuore, poi troppo poco. Insomma, quanto cuore ha? Smettetela, mi indispettite. Siete gelosi. Geloso? Sì, voi poeti tutti uguali. Vi sfido a criticare queste parole. Credete, il mio cuore afflitto invoca alto il vostro nome. Quando vi scrivo, lui scrive ben più di quanto voi leggiate. E vi manda baci attraverso la mia penna. Cara, oh, leggete la mia lettera con le labbra. Sì, queste ultime righe, ma è troppo ricercato. Oh, questa poi! Le conoscete tutte a memoria? Tutte quante. Questo sì che è lusinghiero. È un maestro. Oh, andiamo. Sì, un maestro. Ah, un maestro. E sia pure. E quando gli conferirete il serto di alloro? Quante fatiche poetiche dovrà ancora compiere questo vostro novello Ercole? Non lo so ancora. Amico mio, voi uomini possedete il mondo e ciò che contiene. Le donne sono per lo più un premio, una proprietà valutata alla stregua di un cavallo o di un cane. Lunghezza dei capelli, morbidezza della pelle, solidità delle membra. Ebbene, se qualcuno mi vuole in sposa, le condizioni le decido io. E il prezzo sarà in base ai miei valori. È chiaro? Chiarissimo. Christian mi ha detto che vi incontrerete questa sera. Avete idea di cosa parlerete? Oh, di nulla. E di tutto. Gli dirò, parlatemi d'amore con le vostre parole. E improvvisate, declamate per me. Sarà bello. Ma voi non diteglielo. Oh, neanche per sogno. Madame, il conte de Guiche. Madame. Monsieur. Christian, aspettate! No! Devo insegnarvi delle altre cose! No! Ho pronti dei versi magnifici, sensazionali! No! Ne ho abbastanza di prendere tutte le parole e i versi da voi, di fare del mio amore una piccola commedia. Ma non in principio era un gioco, ma ora lei ci tiene. Ah. Vi ringrazio molto. Ora non ho più paura. Le parlerò io stesso. Allora siamo a posto. Lo farò. Statene certo. Inoltre so come cingere una donna tra le braccia e questa sera lo farò. Christian. Grazie, amico mio, e addio. Christian, vi prego, state facendo un grave errore. Ora andatevene. Come volete. Christian. Roxanne. Sono felice che siate venuto. Stiamo qui fuori al chiaro di luna. È così piacevole. Sedete. Come sono felice. Adesso, parlatemi. Io vi amo. Ah, sì, parlatemi d'amore. Io vi amo. Siate più convincente, più fantasioso. La notte è così dolce. Vi amo tanto. L'avete già detto. Ora voglio che improvvisiate, che declamiate. Io vi amo proprio tanto. Vi chiedo della panna e voi mi date del latte annacquato. Ditemi dunque, quanto mi amate? Proprio tanto, moltissimo.
Non sapete dire altro. Il vostro collo. Se solo potessi baciarlo. Oh, Christian! Ma Roxanne, io vi amo. Ancora? No, non ancora, io non vi amo. Così va meglio. Io vi adoro. Oh! So di essere sciocco. E ciò mi addolora come se foste diventato brutto. Oh, vi prego. Cercate di trovare parole eloquenti. Io... Lo so, mi amate. Buonanotte. Aspettate, vi prego. Volevo dirvi... Che mi adorate. So anche questo. No? Andatevene. Ma... Un vero trionfo! Aiutatemi! Ah no, cavatevela da solo adesso! Ma io non posso! Ma non sapevate tutto sull'arte dell'amore? Oh, Cyrano, vi prego! Non vorrete fare del vostro amore una piccola Cyrano, commedia? Cyrano, non posso vivere se non la riconquisto in questo momento! In questo momento? Ma chi diavolo sono io per insegnarvi in un momento? La finestra! Aiutatemi, Cyrano, aiutatemi! È davvero buio qui. Ebbene... È più di quanto meritiate. Vediamo cosa si può fare. Mettetevi lì. Idiota, qui, davanti al balcone. Vi suggerirò cosa dire. Ma lei vi sentirà. Chiamatela. Sì. Roxanne. Roxanne. Chi mi chiama? Christian. Ancora voi? Ecco, io dovevo dirvi... Andate via, non dite più niente. Vi prego. Voi non mi amate più. Come non vamo più? Come non vamo più? Io vamo sempre più. Io vamo sempre e più. E sempre più e più. E sempre più e più. Così va meglio. Amor cresce e lotta come bimbo irato. Spezza il mio cuore. Spezza il mio cuore. La culla sua. La culla sua. Meglio ancora. Ma se vi dà forti angosce, perché non lo strozzaste in fasce? Io ci provai. Ma ancor vive. E avvertii come voi voi vedrete... Che codesto infante. Ercole incarnato. Dunque? Già sì, gagliardo in fasce. Da strangolare le due serpi. Orgoglio e... Cosa? Dubbio. Molto bene, davvero. Solo ditemi, perché parlate così lento? L'immaginazione vi fa difetto? È troppo difficile così. Le vostre parole esitano, perché? Si involano nella notte estiva. Si levano nell'oscurità, sino alla vostra luce. Ma esse sono troppo cariche di miele, come api ormai sazie. E la loro ascesa è ardua. Basterebbe salire sulla panca. No. Scenderò io allora. No. Perché un no così deciso? Lasciate che profitti di questo caso. Il solo che io ho di parlarvi, non visto. Non visto? Sì, sì. La notte, come un velo su di noi, tutto farà apparire meraviglioso. Non vi occorrono occhi per sentire questo cuore. Lasciate che stanotte vi paia la prima volta che mi rivolgo a voi. La prima volta? Sì. La vostra voce non sembra la stessa. Come potrebbe? Ho un'altra voce stanotte, la mia, la vera. E osa. Perché osa? Perché chi sono io? Cos'è un uomo per osare con voi? Ecco perché chiesi al mio cuore parole sì poetiche e stile così smagliante. Come sono dolci queste vostre parole. Non abbastanza per noi due stanotte. Non mi avete mai parlato così. Vi dico, cara, che il fatal momento giunge e il cielo aiuti chi non lo sa afferrare, in cui bellezza sta a guardare nell'animo con dolci occhi frementi che si saziano anche di belle parole. Sì, questo è amore. Amore, sì. L'amore oltre il respiro, oltre ragione, oltre lo stesso potere dell'amore. Il vostro nome risuona nel mio cuore come un canto. E quando penso a voi io tremo, io vibro e il canto si leva e invoca Roxanne. Roxanne.
nelle mie vene. Roxanne. Sì. Questo è amore. Sì, questo è amore. Sentimento che mi invade, terribile e geloso. Un fuoco furioso. Musica sublime e violenta. Per vedervi felice vorrei donarvi la mia felicità, fosse anche un dono ignoto, pur di sentire qualche volta il fausto riso della vostra gaiezza. Ora cominciate a capire. Sentite l'anima mia che sale nella tenebra fitta. Sì, stanotte oso. Ora oso dirvi queste cose. Io vi parlo e voi ascoltate. È la mia voce, le mie parole che vi fanno tremare tra questi rami verdi. Voi tremate come un bocciolo tra le foglie. Voi tremate, io sento lungo i rami di questo gelsomino la vostra mano che trema, la vostra passione che trema. Sì, sto tremando. E sto piangendo e piango. Perché? Perché mi avete fatto questo? Io vi ho fatto questo. Io solo. Ora non vi chiedo che un'altra cosa. Un bacio. Voi mi chiedete... Io, sì, questo vi chiedo. Io chiedo... Andate, in fretta. Credete un bacio, voglio approfittare. Io chiedo... E so che chiedo troppo. Solo uno. Ed è tutto. Tutto? Vi chiedo molto di più. Forse vi stupirò, ma vi chiedo di rifiutare. Si può sapere perché? Stiamo. State calmo. Cosa avete detto? Sono in collera con me stesso perché so di andare troppo veloce. Così mi sono detto ad alta voce: Christian, state calmo. Arriva qualcuno. Buonasera, signore. Cerco la casa di Madame Roxanne. Non è questa la casa, a destra. Per di là, a destra. Vi ringrazio, signore. Reciterò un rosario per voi. Io voglio quel bacio. No. Tanto presto o tardi. E vi ami, è certo. Sì, presto o tardi accadrà, poiché ella è giovane. E voi siete attraente. Sì, accadrà. Anche se preferirei essere io l'oggetto del suo desiderio. Siete ancora lì? Sì. Parlavamo di... Di un bacio. Un bacio. Cos'è un bacio quando tutto è fatto? Un giuramento dinanzi al tempio della memoria, un'apostrofo rosa tra le parole t'amo, una segreta confessione che sigillarsi vuole. Un istante d'infinito sospinto da un vento inusitato, una promessa consacrata, una nuova canzone suonata da due cuori sul tema di una vecchia, semplice melodia. Oh, basta! Perché questa vergogna? Non è vergogna. Ora salite. Cogliete il fior del desio. È il momento, Christian. Che cosa faccio? Che l'istante sia infinito. Andate! Ma io... Andate, svelto! Roxanne. Ho avuto anch'io ciò che volevo. Un incontro d'amore. Sono vinto con onore. Poiché ora vi è in me una parte di lei che prima non mi apparteneva. Io dissi le parole che vinsero il suo cuore. Ella bacia le mie parole. Le mie parole. Ma le sue labbra... Padre, vi siete perso ancora? Mi hanno detto che Madame Robin vive. Pensavo aveste detto Roland. No, con la B, mio caro, Robin. Ah, Robin.
sono troppo vecchio per questo genere di incarichi. I miei mi spiace. Comunque sono certo ci sia qualcuno in casa. Dite, padre. Buonasera. Ho una lettera per Madame Roland. Roland? Robin. Madame, una lettera per voi. Sì, sì, ho sentito. Cyrano. Passavo per caso e ho visto la luce. Non può trattarsi che di una santa cosa. Mi fu affidata da un gran signore. Che cos'è? Il mio reggimento è stato richiamato al fronte. Non posso attendere oltre. Questo vecchio frate che non è al corrente di nulla ci sposerà questa notte. Con amore, Antoine de Guiche. Padre, questa lettera parla di voi. Madame, il cardinale vuole concludere, sebbene contro la nostra volontà. Questa è la ragione per cui mando questa missiva con un frate assai veloce, intelligente e discreto. Vi prego di comunicargli il nostro ordine di celebrare il più in fretta possibile un sacro matrimonio. Voi e Cristiano vi sposerete privatamente in casa. Rassegnatevi ai voleri del cardinale, che vi manda inoltre una speciale benedizione, il vostro umile, eccetera, eccetera. Oh, ma è una cosa terribile! Allora sareste voi? Io sono lo sposo, padre. Oh, c'è dell'altro, post scriptum. Date al monaco a nome mio una più che cospicua somma in monete d'oro. Una più che cospicua somma? Oh, questo è un dono del cielo, ci fa davvero comodo. Figliola, dovete rassegnarvi. Sono rassegnata. De Glisce in arrivo, non fatelo entrare. Non devo farlo. Finché non saremo sposati, vi prego. Ma chi è? Io. E da dove siete caduti? Oh, dalla luna, dalla luna! Sono dove ero prima di cadere dalla luna! Un matto! Come una bomba, vi dico, caddi proprio dalla luna! Ma non è possibile! Ho detto dalla luna! Bene, bene, se lo dite voi. Grazie. Pazzo furioso. Dove sono? Caro signore, non è il momento. Posso sapere posso? Dove sono? Lasciatemi passare. Il vostro viso, voi portate la maschera, insomma. Siete un ladro! Dove mi trovo? Sono atteso da una signora. Oh, siamo a Parigi. Che puzza. Ah, cara vecchia Parigi, perdonate questa mia tenuta, sono giunto con l'ultima saetta. Mi sono bruciacchiato attraversando l'etere. Monsieur! Sì? Devo andare, scusatemi. Ah, adesso ho capito, scommetto che voi siete un attore oppure lavorate in qualche circa. Io non faccio niente del genere. Non farete ladro? Ah, certo che no. Non vorreste sapere con quale misterioso mezzo ho raggiunto la luna? Ebbene, sarebbe un segreto da non rivelare, ma in confidenza è una nuova invenzione del mio genio. Ubriaco oltre che folle. Oh, per dire la verità posso scegliere fra svariate invenzioni. Sì, svariati modi per violare la verginità del cielo. Svariati? Svariati. Facciamo un esempio. Avendo il fumo una naturale tendenza a salire, insufflato in una sfera potrebbe sollevarmi. Sì, e questo è uno. Un altro è quello di costruire un mezzo a forma di gigantesca locusta che, spinta dalla sola forza delle zampe posteriori, mi lanci nei conati azzurri del cielo spiccando enormi balzi. Sì, questo è il secondo. Infine, seduto su una piastra di ferro, lancio una calamita in aria. Il ferro viene attirato, riprendo la calamita, poi la rilancio e procedo così all'infinito. Eccellente. E dite, quale adottaste? Nessuno di questi, monsieur, ma un altro ancora. E com'era? Indovinate? Non posso. Provate. Beh, così su due piedi non è facile. Ci siete arrivato? No, qual è? Oh? Ahimè, non lo saprete mai. Intanto voi siete libero ed essi sono marito e moglie. Io riconosco questa voce.
E questo naso? Siete Cyrano? Cyrano! E proprio in questo momento si sono sposati. Chi? I miei più sinceri complimenti. E anche a voi, caro viaggiatore dello spazio. Mio signore, la coppia che Dio e voi avete unito. Ah, davvero? Madame, dite pure addio al vostro novello sposo. Il vostro reggimento parte stanotte, subito al rapporto. Ma i cadetti non partono. Devono invece, saranno al mio comando. Quanto a voi mi dovrete una spiegazione. Non so perché, ma questa notizia non mi piace. Ecco qui gli ordini, andate a consegnarli. Christian. La prima notte non è poi così vicina. Non so perché, ma questa notizia non mi piace. Barone, avete degli ordini? Devo andare anch'io, Roxanne. Giuratemi che non gli lascerete fare niente di pericoloso. Tenterò, ma non vi prometto nulla. Vegliate sempre su di lui, fate che stia attento. Sì, sì, ci proverò. Che non si esponga a inutili pericoli. Sì, se è possibile. E che mi scriva una lettera tutti i giorni. Questo ve lo prometto. La situazione è molto semplice, signori. Noi abbiamo assediato Ares e il principe di Spagna ha assediato noi. Di conseguenza, siamo circondati. Ah, una bella guerra. Assediati e coi soldati che muoiono di fame. Ma il maresciallo ha ideato un piano per far arrivare dei viveri questa notte. Guardate voi stessi. Risparmiateci i dettagli, colonnello. Informateci quando saranno giunti i viveri. È vero, abbiamo fame. Ma io che cosa c'entro? Io eseguo solo degli ordini. Ah, sì, lo so che mi disprezzate. Mi chiamate infingardo, politico. Ma io me ne infischio della vostra avversione. La mia condotta sul campo è ineccepibile. Ieri ho respinto un attacco spagnolo guidando gli uomini nel migliore dei modi. Io stesso ho guidato l'assalto. E la vostra fascia bianca? Ehi, guardate! Cyrano! È arrivato Cyrano! Ecco. E la vostra fascia bianca? Ah, avete saputo. Sì, mi ero spinto così avanti che rischiavo di essere catturato, ma gettai via subito la fascia bianca che rivela il mio grado militare, riuscendo a salvarmi grazie alle sole mie forze. Radunai gli uomini, tornai là e vincemmo. Che cosa ne dite? Dico che un ufficiale non rinuncia al privilegio di essere un bersaglio. È comodo per voi che questo privilegio vi sia negato. Credete? Prestatemi la fascia e con il vostro permesso guiderò l'attacco di stanotte indossandola sulle spalle. Che spaccone, parlate così perché vi sentite al sicuro. La mia fascia si trova sull'altra sponda del fiume, in una zona senza alcun riparo. Impossibile arrivarci vivi. Ah sì?
Prego. Vi ringrazio. Questo bianco è proprio ciò che mi ci vuole per fare un segnale. Se prima esitavo, voi mi avete fatto decidere. Fermo o sparo! Non sparare. Ma laggiù c'è un uomo che scappa. Sì, uno spagnolo. Una spia al nostro soldo che aspettava un segnale. Come stavo per dirvi, il maresciallo ha portato con sé metà degli uomini. Fortunatamente gli spagnoli non lo sanno. Ora lo sapranno. E grazie a quell'uomo attaccheranno fra non molto in questo punto. La vostra vendetta, vero? Io non ho mai finto di tenere per voi. E dal momento che voi, signori, pensate di essere invincibili, potrete dimostrarlo, siete o non siete i più arditi. Al maresciallo serve una diversione per giungere sino a noi con i viveri. E chi meglio di voi? Capitano, dovrete impegnare gli spagnoli finché il maresciallo non sarà passato. Non sarà facile. Sì, è vero, non sarà facile. Ma per voi, guasconi, niente è impossibile. Christian? Sì. Roxanne. Per una volta vorrei essere io in grado di scriverle. Vorrei mettere il mio cuore in quella busta. Mi sono preso la libertà di... Aspettate. Qui c'è una macchia. Una macchia? Sì. Una lacrima. Ah, non è nulla. Un poeta quando scrive si lascia vincere dalle emozioni, come se l'immaginazione diventasse realtà. E questo è il fascino dello scrivere. E io ero così coinvolto che mentre scrivevo ho pianto. Avete pianto? Oh sì, poiché morire è piccola cosa. Ma non rivederla più, questo sì è terribile. Non la rivedrò mai più. E voi, soprattutto. Date qui. Oh, viva là! Servizio del re! Servizio del re! Servizio del re! Il re, attenti! Ordine! Buonasera. Al servizio del re, voi. Signore, che cosa ci fate qui? Abbiamo avuto notizia che siete affamati e ci siamo organizzati. Gli spagnoli hanno fatto man bassa di tutto, ma non hanno trovato i polli! Tenete, mangiate, ce n'è per tutti! Perché siete venuta qui in mezzo al pericolo? A Parigi dicevano che non si combatteva. Comunque, è tutta colpa vostra. Pensate a tutte le lettere che mi avete scritto. Tutte quelle lettere ogni giorno. Ogni giorno? Naturalmente. E ogni lettera era più bella della precedente. Tutto questo per qualche stupida lettera. Come stupida? Le vostre lettere non potrebbero. Leggerle per me è come risentire la vostra voce quella notte, ricordate? È come esservi fra le braccia. Le ho lette più e più volte. Ogni pagina è un petalo caduto dal fiore del vostro cuore. Ogni parola è luce e fuoco di un grande amore. Dolce e forte e vero. Dolce e forte e vero. Oh, Christian, sono venuta qui per chiedere il vostro perdono. Voglio essere perdonata. Se voi doveste morire... Scusatemi per essere stata leggera e avervi amato solo per la vostra avvenenza. Ora, invece... Ora? Vi amo per l'anima che avete. È vero, amore. Roxanne. Oh, quanto dovete aver sofferto nel vedermi così frivola, una sciocca attratta dal vostro aspetto, da un bel corpo che solo il caso vi ha donato. Per un animo come il vostro deve essere stata una vera tortura. No.
Vi capisco. Voi non credete che vi ami in modo diverso, ma vi giuro che... Io non voglio questo tipo di amore. Io voglio essere amato solo per me. Solo per ciò che le altre hanno sempre visto. Io vi amerò in modo migliore. No, Roxa, voi non potete capire. Oh, se sapeste, Christiane, ero una bambina. Ora sono una donna. Se voi improvvisamente diventaste brutto o persino sgradevole, vi amerei lo stesso. Ne siete certa? Io vi amerei. Sgradevole. E lo giuro. Ne siete felici. Sì. Che cosa c'è? Niente, solo Cyrano. Cyrano? Ha qualcosa da dirvi. Dove state andando? Scusate, io tornerò subito. Cyrano. Dite a vostra moglie di seguirmi immediatamente. No, lei rimane qui. Ora è ancora possibile fuggire. Rimane qui. Molto bene. Datemi un moschetto, mi fermo anch'io. Come mai tanto coraggio? Non me ne vado lasciando qui una donna. Bravo, fate progressi. Che succede? Silenzio. Che c'è? Siete pallido. So che lei non mi ama. Ma come potete? Lei ama voi. No. Lei ama soltanto la mia anima. No. Sì. Lei ama voi. E anche voi l'amate. Io? Lo vedo, lo so. Lo avete scritto ogni giorno, ogni giorno. Ma è stata una cosa... Facile? Siamo bloccati qui da un mese. Come avete potuto spedirla? Beh, ecco, prima dell'alba uscivo. Rischiavate la pelle tutti i giorni. Voi la amate. Sì. Allora diteglielo. No. Perché no? Perché... Guardatemi. Lei mi amerebbe anche se fossi sgradevole. Ve l'ha detto lei? Sì. Ora andate da lei. Come potete credere a una tale follia? Tornate da lei. Voi non sarete mai sgradevole. È voi che ama. Questo lo vedremo. No, no. Sarà lei a scegliere. No. Ditele tutto. Perché mi torturate così? Dovrei negarvi l'amore perché sono nato con un bel profilo. Allora dovrei essere io a rovinare il vostro solo perché ho il dono di esprimere ciò che voi provate. Diteglielo. Non potete obbligarmi. Sono stufo di essere rivale di me stesso. È troppo tardi. Il nostro matrimonio può essere annullato. Voi siete pazzo. Desidero che lei mi ami per quello che sono. O che non mi ami affatto. Andrò fino in fondo. Io voglio sapere la verità. Ora andate. Diteglielo. Che sia lei a scegliere. Sceglierà voi. Lo spero, Cyrano. Capitano! Gli spagnoli hanno spento i fuochi. Ci siamo. Serve un ricognitore. Dov'è Cyrano? Capitano, mandatemi. No, Cyrano è l'unico che conosca bene la zona. Anch'io, capitano. Vi prego, mandatemi. Va bene. Dobbiamo sapere da che direzione arrivano, quanti sono e che armi hanno. Farò del mio meglio. Roxanne. Cyrano. Christiane, pensa... Christiane è convinto che voi... Oh, sì, lo so già. Egli non crede per nulla a ciò che gli ho appena detto. Sì, ma... è vero quanto gli avete confessato? Sì, è vero. Gli ho detto che lo amerei anche se fosse... Vi fate degli scrupoli per me? Ditela quella parola. Sgradevole. Anche allora lo amerei. Deforme? Oh, deforme. Perfino... grottesco. Ma lui non sarà mai grottesco. Non per me. E comunque lo amereste anche se fosse... Sì, e di più. Oh, Roxanne. Cos'è stato? Perché sparano? Che succede? Gli spagnoli attaccano. Devo andare. Dov'è Christian? Sugli spalti, credo. Oh, certo. Che cosa volevate dirmi? Roxanne... È così difficile, per una volta mi mancano le parole.
Christian mi ha chiesto, mi ha detto... Christian! Ai vostri posti! È morto! No, ma sta morendo. No, per amor del cielo! Sì, Rano. Gliel'ho detto. Sì, amico mio, gliel'ho detto. Lei ama voi. Roxanne. Sì, amor mio. Christian. Oddio, è morto. Sì. Dovete andare, Luna. Aspettate, è morto. Nessuno lo conosceva più di voi. Lui era un eroe. Sì, Roxanne. L'anima stessa dell'amore. Sì, Roxanne. Un poeta. Un poeta meravigliosamente tenero. Sì, Roxanne. Ma ora è morto. Sono morto anch'io. Sono morto e il mio amore sta piangendo per me, ma non lo sa. Non lo saprà mai. Portatela via, presto. Guardate, una lettera sul suo petto. Ho due morti da vendicare ora. Christian e me stesso. Battemmo ancora. Ma chi saranno mai questi leoni? Gridò uno spagnolo. Vennero giù a centinaia. E quando tutto sembrava perduto, arrivarono le nostre truppe. E la battaglia fu nostra. Ah!
Siete stato fortunato, Monsieur de Bergerac. Avete combattuto, mentre noi invecchiamo aspettando. Niente guerra né speranza che ci sia. Né speranza, eh? Ragazzo mio, ho appena capito che siamo due folli. E la follia peggiore è invecchiare e non diventare saggi. Comunque, vi ho raccontato solo menzogne. Un'altra satira per la Gazzetta? Sì. Un altro schiaffo in faccia a quei politicanti. Perché lo fate, Cyrano? Perché attaccate sempre? Stupidità, falsità, corruzione. Sono troppo vecchio per cambiare. Sono un vecchio cane cui sono rimasti solo i denti. Ma i denti si possono strappare e può far male. Quel miserabile insolente. Quel poetucolo da quattro soldi. Scrivere queste cose equivale a firmare la propria condanna a morte. E chi gliela consegnerà? La sua spada è ancora molto temibile, amico mio. Vi sono altri modi per morire. Chi lo sa? Un incidente, magari. O no? E ditemi, madame, per quanto tempo ancora volete rimanere qui portando il lutto? Oh, per sempre. Christian merita tutto questo? Avreste dovuto conoscerlo. La sua ultima lettera la tengo sempre qui sul mio cuore. E Cyrano viene ancora a trovarvi? Ogni settimana. E mi tiene al corrente sulle notizie della Gazzetta. Solo notizie di corte. Ogni sabato mi metto sotto quell'albero laggiù e mentre lo aspetto ricamo. E quando la campana batte la solita ora, all'ultimo rintocco sento il suo bastone che mi annuncia l'arrivo. Le sue satire gli hanno procurato molti nemici. Sì, ma essi temono ancora la sua spada. Nessuno oserà sfidarlo. Sì, sì, questo può essere. Non è la violenza che temo per lui, ma la solitudine, la povertà. O il freddo e grigio inverno che si insinua minaccioso nella sua stanza buia. Mi pare che indossi lo stesso vecchio mantello da molti mesi ormai. Ma questo in fondo se l'è voluto. Non dovete commiserarlo più di tanto. Egli ha vissuto la sua vita e l'ha vissuta come voleva. Pensando, parlando e agendo libero. Ma via, Duca. Sì, lo so. Io ho tutto e lui non ha nulla. Non mi crederete, ma oggi io sarei fiero di stringergli la mano. Vabbè, addio. Potrò rivedervi ancora? Quando lo desiderate. Allora mi avete perdonato. Poiché son qui. Sapete, quando un uomo è un privilegiato dalla nascita, quando ha vissuto bene, persino troppo, sente in qualche modo una miriade di piccolissimi disagi dentro di sé, la cui somma non è esattamente rimorso, ma piuttosto un vago senso di disgusto, illusioni perse, forti rimpianti. Sì, mia cara, talvolta io invidio il vostro Cyrano. Un sentimento che vi fa onore. Addio. Madame, devo dirvi una cosa. È vero che nessuno ha ancora osato affrontare il vostro amico Cyrano. Nonostante ciò, l'altra sera a teatro ho sentito alcune cose. Voi mettetelo in guardia. Domani, quando lo vedete, ditegli di stare attento. Vi ringrazio. Buonanotte, Ragnò. Cyrano, non ve ne starete andando. Pensavo che avreste cenato con me. Mi rincresce, ma ho un magnifico arrosto che mi attende e un buon vino. Doni del mio editore. Oh, dite davvero? Avete visto l'ultima commedia di Molière? No. No, vabbè, allora niente. Che c'è? Niente. Parlate. Vi ha rubato una scena, parola per parola. Sentite, che ci fa quel satanasso qui? È proprio una vostra battuta. Ha dimostrato buon gusto. Era ben recitato. Oh, sì, molto bene. La gente si divertiva e rideva. Molière è genio. Christian, il bell'aspetto. Per me è sempre stato così. Buonanotte, amico mio.
amico, dico a te. Ce l'avete con me? Sì, conte, signor Nasolungo. Insolente. Poeta dei miei stivali. Come? Buffone, ciarlatano. Cosa? Dottore, non illudetevi. È un caso disperato. Che non si alzi per nessun motivo. Uno sforzo potrebbe essergli fatale. Shh. Arrivederci. Sorella. Che cosa vi prende? Vi confesserò una cosa, sorella. Ieri sera, venerdì, badate, ho mangiato ancora carne. Sì, me lo immagino. Ecco perché siete pallido. Passate da me al refettorio prima di andarvene. Vi darò un buon piatto di minestra. Oh, certo, certo. Siete molto docile oggi. Che siate riuscita a convertirmi? Oh no, questo lo escludo del tutto. C'è una cosa che mi ha sempre stupito. Voi, così piena di fede, non mi avete mai fatto sermoni. Stupefacente. E ora sarò io a stupirvi. Lascerò che diciate una preghiera per me durante il vespro di questa sera. A quanto pare siete rimasta colpita. Non ho aspettato che voi me lo chiedeste. Che il diavolo mi porti se riuscirò mai a vedere la fine di codesto ricamo. Come mai in 14 anni questa è la prima volta che siete in ritardo? Sì. Sì, è seccante. Sono stato trattenuto da una visita davvero inaspettata. Una vecchia conoscenza. Anzi, direi un'amica importuna. Potevate dirle di andarsene? Sì, gliel'ho detto, infatti. Dissi, scusatemi, ma oggi è sabato. Avrei un appuntamento importante e non lo posso spostare. Nemmeno per voi. Ripassate in un'altra ora. Questa amica dovrà aspettare. Non vi lascerò andare prima di sera. Non potrò restare così a lungo. Me ne andrò prima. Oh. Avanti, ora datemi notizie di corte, la Gazzetta. Oh, sì, certo. Vediamo un po'. Sabato 19. Il re si sente male dopo 8 porzioni di marmellata d'uva. La marmellata d'uva non verrà mai più servita a corte. Domenica. Il polso reale ora è normale. Lunedì. Tutti parlano del successo della commedia di Molière. Martedì. Il re si sente male dopo 6 porzioni di marron glacé. I marron glacé non verranno mai più serviti a corte. Mercoledì. Il conte De Fieschi parla a Madame de Montblanc. Lei dice no. Giovedì. Niente. Venerdì, Madame de Montblanc dice sì. E sabato, 26. Cyrano! Che cosa avete? Cyrano, dite! No, no, non è nulla. Ma
Sono le vecchie ferite di Arrat, talvolta. Mio povero amico. No, passerà presto. Ecco, è passato. A ciascuno le sue ferite. Io le mie le ho qui, in questa vecchia lettera ingiallita. È difficile da leggere, macchiata di sangue e di lacrime. La sua lettera. Mi avevate promesso che un giorno avrei potuto leggerla. La sua lettera? Voi vorreste... Sì, io vorrei... Oggi. Potete leggerla. Addio, Roxanne. Poiché oggi io morirò. Perché a voce alta? Io so che sarà oggi, mio dolcissimo amore. Il mio cuore è tuttora così greve, il mio amore non detto. E ora morirò senza svelarlo. Mai più i miei occhi si inebrieranno della vostra bellezza, né più con lo sguardo vi manderanno baci o seguiranno la vostra dolce grazia. Come leggete la sua lettera? Ricordo ora il piccolo gesto che avete di spostare dalla fronte una ciocca di capelli con mano soave. E il mio cuore vorrebbe... La sua lettera? Vorrebbe gridare e grida. Voi siete così... Addio, mia cara, mia diletta. Questa voce... Mio dolce amore, mio unico sì, tesoro. Sì, questa voce... Mio amore. Ricordo di averla udita tanto tempo fa. Io sarò sempre con voi, persino... Ora io non vi lascerò. Anche nell'altro mondo sarò sempre colui che vi ama. Colui che vi ama oltre ogni misura. Oltre... Non avete bisogno di leggerla. E per 14 anni siete sempre stato il vecchio amico che veniva qui ad allietare. Roxanne. Eravate voi. No, Roxanne, no. E avrei potuto capirlo ogni volta che pronunciavate il mio nome. No, non ero io. Eravate voi. Ve lo giuro. Le lettere, eravate voi. No. Le magiche e folli sue parole, eravate voi. No. E la voce di quella notte, eravate voi. Vi giuro di no. E la sua anima, eravate sempre voi. Io non vi ho mai amata. Sì, mi avete amata e continuate ad amarmi. No. È così grande il vostro... No, mondo. No, vi sbagliate. Io non vi amo, amore mio. Perché taceste per così tanti anni? Quale delitto? Quante notti, quanti giorni rubati alla vita? Voi lo sapevate. Sapevate che in quella lettera ormai consumata c'erano le vostre lacrime. Sapevate che erano le vostre. Il sangue era il suo. Cyrano! Qui, è qui. Ah, che imprudenza. No. Lo sapevo. Oh, madame, si è ucciso no. venendo qui. Come stai? Ditemi cosa è successo. Nulla. Non ho finito con la gazzetta. Sabato 26, un'ora prima del tramonto, Monsieur de Bergerac muore. Morto assassinato. Cyrano, che cosa vi hanno fatto? Il mio destino mi ha schernito. Mi colpisce alle spalle in un infame tranello. Il mio nobile nemico uno sgherro. Il mio campo di battaglia un vicolo. E va bene, avrò mancato tutto. Persino la mia morte. Sorelle! Sorelle! No, non andate via. Non mi ritrovereste al ritorno. Voi non potete morire. Io vi amo. No, questa non è una favola.
Quando la bella disse ti amo alla bestia, la sua bruttezza si dissolse come per magia. Vedete, io sono quello di sempre. E io vi ho fatto tutto questo. Voi che dite? È tutta colpa mia. Al contrario, io non conoscevo dolcezza femminile prima di voi. Mia madre non amava guardarmi e non ho avuto una sorella. E poi, col passare degli anni, ho sempre più temuto il sorriso sarcastico di una donna. Solo grazie a voi ho visto passare nella mia vita il leggero fruscio di una veste delicata. Non ho amato che un uomo in tutta la mia vita e l'ho perduto due volte. Non vorrei che vi doleste meno per il nobile e gentile Cristiano, ma vi prego, esaudite questo mio desiderio. Quando il grande gelo mi avrà domato, date un duplice senso al vostro velo nero. E le lacrime che verserete per lui siano un po' anche per me. Oh, amore mio. Amico mio. No, non qui seduto. Che nessuno mi aiuti. L'albero andrà bene. Sta arrivando. Ormai sento le scarpe di marmo. I guanti di piombo. Che venga pure, adesso l'aspetto. Ma non si illuda, non sono vinto ancora. La spada sfuminata. Cyrano! Ormai delira. Posso vederla ora, sogghigna. Stai guardando il mio naso, vecchia canaglia. Ma quanti? 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 100 contro 1, eh? Sì, vi riconosco tutti i miei fedeli nemici. Falsità! Viltà! Compromesso, codardia! Che cosa? Arrendermi? No, giammai, giammai! Anche tu, stoltezza. Lo sapevo che alla fine mi avresti sopraffatto. No, io mi batto! Mi batto! Mi batto! Mi avete strappato tutto il lauro. E la rosa. Ma vostro malgrado mi è rimasta ancora una cosa che serberò intatta. E stanotte, quando sarò al cospetto di Dio, e saluterò, e le stelle si apriranno al mio passaggio sino alla soglia azzurra, io la porterò alta, senza piega né macchia, a dispetto del fato ancor mia. Ed è la mia piuma bianca.